Ciao a tutti e benvenuti su Rock Blog. Oggi parliamo di un grande gruppo del passato, ma prima sigla. No. Oggi facciamo un salto nel passato, esattamente nel 1997. L'italiano Nosferatu Records pubblicherà Bari Fusion Limit dei Padovani Flash Terrorist, band di quattro elementi capitanata da Alex Venturini, chitarrista cantante, che una volta sciolto i Flash Terrorist darà vita al progetto Knife, con cui farà due album. Cambio generazionale in linea poi con i tempi, stiamo parlando degli inizi del 2000, quindi sarà poi il new metal. Dobbiamo precisare che nel 95 i Fear Factory daranno alle stampe The Manufacture e nel 97, stesso anno di pubblicazione di Body Fusion Limit, gli Strapping Ahead pubblicheranno City, che rimarranno due album pietre miliari del genere industrial metal, genere che nasce all'inizio degli anni 90 con band come P-Shifter, i Godflesh, i Gravity Kills, genere che fonde death metal con musica elettronica, creando atmosfere apocalittiche. In Italia in quegli anni comunque la scena metal era già ricca di tante altre band, tra cui vale la pena ricordare grandissimi Estrema, band sicuramente più longeva, che ha dato comunque vita a grandissimi album. Body Fusion Limit fonde una sezione ritmica martellante e chirurgicamente perfetta di Martini e Cerchiari. Le chitarre di Venturini e Milani sono il mix perfetto del sound che ci ha abituato i Fear Factory e i Sepultura. L'album è composto da 10 mazzate di death metal con inserti elettronici, in cui si ha costantemente la sensazione apocalittica di una fine imminente. Non ci sono importanti momenti di respiro e là dove i ritmi rallentano non cala la tensione e il growl catartico di Venturini ci ricorda sempre che tutto ha una fine e di come il mondo sia marcio. Tra le perle dell'album vale la pena ricordare l'iniziale Virtual Programmer. Blood for God, Narcos, con una introduzione degna dei peggiori narcotrafficanti sudamericani. Sicuramente l'apoteosi finale nella conclusiva Infected Molestor. Consiglio vivamente di recuperare questo album per gli amanti dell'industrial metal vicina ai Hari, Fear Factory e appunto agli Strapping Ahead, in cui la musica è il veicolo perfetto per la fine del mondo, dove ogni suono è la descrizione perfetta della
costante sensazione di una fine imminente. Io vi invito caldamente a cercarli, so che mi rendo conto, non è facile recuperare questo CD, io ce l'ho originale da quegli anni lì, anche se credo su Discogs in internet si riesca ancora a trovarne copie. Non mi rimane che salutarvi dal passato, buon ascolto in compagnia dei Flash Terrorist. Grazie e alla prossima. Ciao. Finito il caffè, cazzo.